Thank you. carissimi amici e amiche di TRSP, quasi per caso eh, ci siamo trovati a Caramanico Terme e colpiti dalla bellezza ci siamo fermati per filmare, per farvi vedere appunto come la natura possa sposarsi con l'ambiente e soprattutto con l'uomo. Con noi abbiamo il sindaco, il dottor Mazzocca. Sindaco, un paese che è un gioiello, come nasce Caramanico Terme in fine conto? Nasce in, in epoca longobarda, in alto medioevo, nel, intorno, intorno al 650 d.C., e proprio come postazione fortificata era sita eh, un po' a metà fra il Ducato di Spoleto e il Ducato di Benevento, quindi un posto di frontiera, e quindi anche la configurazione orografica sta a testimoniare questa, questa, eh, questo motivo della sua nascita. E poi nel dal 1676, da quando si sono scoperte queste, all'epoca la chiamavano la soggetta della zolfanaia, cioè queste acque minerali solfure non dalla eh, qualità ottima per eh, quanto riguarda la solfurea, per il concentrato. Di, alcuni, eh, di alcune sostanze al suo interno è unica in Italia ed è seconda in Europa solo un'acqua che è negli Urali, e soprattutto nell'ultimo secolo, cioè nel XX secolo, ha avuto questo sviluppo, prima con lo stabilimento termale, quindi poi con il centro benessere della reserve e un po' tutta la parte, il comparto socio-economico si è conformato a questa attività, la, la data di inizio di costruzione del delle terme del 1901 e da allora si è sviluppato su questo solco. Dopo aver visto brevemente il panorama di Caramanico e aver capito l'importanza di vivere in queste zone incontaminate, ci fermiamo a parlare con il dottor Raffaele Bozzelli che è il direttore sanitario delle terme di Caramanico. Lo slogan recita così, la salute dal 1576. Dottore, ma come nascono le terme di Caramanico? Proprio uh, dal 1576, nel senso che eh, la prima testimonianza scritta eh, risale proprio a questa data, in particolare un giorno di marzo, nel quale un frate cappuccino viaggiando, eh, come si faceva una volta, per i vari paesi e testimoniare la fede cristiana, eh, si fermò eh, a Caramanico e appuntò sul suo diario. Eh, una frase eh, che è rimasta un po' l'emblema delle nostre acque, vale a dire: attraversammo un rivo eh, di acqua eh, da un odore solforoso, eh, dove le genti del posto raccontano che vengono a far, bagnarsi, a far bagnare, a bagnarsi, a, far, a lavare eh, gli animali rognosi. Questa è la prima testimonianza storica che è riportato su un testo scritto proprio da questo padre eh, cappuccino che si chiama eh, Padre Rozzi. Naturalmente eh, da quella data eh, sono passati secoli prima di iniziare una vera attività termale. Eh, la fortuna di Caramanico Terme risiede eh, in due eh, fattori eh, principali, direi. Innanzitutto, il tipo di acqua: eh, l'acqua è un'acqua solfurea molto concentrata in idrogeno solforato. L'idrogeno solforato è l'elemento terapeuticamente proprio attivo di un'acqua solfurea, e l'aspetto anche climatico, perché è attestato su 650-700 metri, l'aspetto la, uh, climatico è molto importante nel, nell'ambito di un trattamento termale. L'attività vera e propria è iniziata invece all'inizio del 1900 con la costruzione di un albergo, l'albergo delle terme, e annessa a struttura termale. Eh, da quella data, naturalmente, eh, vi è stata un'evoluzione sempre eh, più crescente di eh, reparti, di postazioni cura, di affluenza, di conoscenza della, della, della struttura eh, con eh, notevoli soddisfazioni. Direi tant'è che nell'ambito degli specialisti di in intronologia medica a livello nazionale, Caramanico Terme, eh, con mia sorpresa, è conosciutissima. Io ricordo un particolare che mi è capitato a un convegno a Sirmione io ero un giovanissimo portavo una redazione a un convegno di Otorino a Ringoiatria capitai di fronte a un grosso professore un certo Massimo Del Bo, il più grosso audiologo italiano che eh, chiedendomi da dove venissi io gli ho detto vengo da Pescara lui mi disse ma scusami ma Pescara non sta vicino a Caramanico già, quel, già questo fatto mi fece venire un po' la pelle d'oca perché io ci lavoravo a Caramanico e poi riflettevo sul fatto che normalmente per identificare un posto si fa riferimento a una città più grande io mi aspettavo eh, non è molto distante da Roma invece no, dice ma non sta vicino a Caramanico dice, cavolo professore perché lei lo conosce Caramanico voi abruzzesi siete fortunatissimi avete le acque più importanti d'Europa allora decisi io personalmente di occuparmi di medicina termale eh, la eh, struttura in questo momento eh, consta di eh, quasi 400 apparecchi per terapie inalatorie, eh, 40 cabine e fanghi, divise in due piani speculari eh, per gli uomini e per le donne, e tutta una serie di trattamenti collaterali che eh, ben eh, si legano alle varie terapie termali. Eh, questo Massimo Del Bo eh, da Milano, mh, adesso ormai in pensione, eh, ci mandava diversi eh, suoi pazienti, in particolare ci mandava bambini per il ciclo di cura della sordità rinogena, vale a dire eh, quelle ipoacusie eh, causate da eh, un deficit di funzionalità respiratoria nasale che comporta delle otiti eh, medie secrettive catarrali. Eh, questo è proprio il motivo per cui per esempio i bambini eh, hanno, soffrono molto più che non gli adulti eh, di otiti medie, perché eh, le otiti medie la grande maggioranza delle volte è legata proprio alla funzionalità nasale che nei bambini per le adenoidi, per le frequenti raffreddorini o altro eh, sono più frequenti e noi in questo settore siamo davvero specializzati eh, trattiamo centinaia e centinaia di persone quotidianamente proprio eh, con queste insufflazioni endotimpaniche che servono proprio a ventilare la tuba di ostacchio riportare la membrana timpanica in equilibrio di pressione ed eliminare tutte quelle situazioni catarrali eh, che sono presenti dentro la cassa timpanica. È eh, diciamo, uno degli aspetti che maggiormente ci dà soddisfazione. Le terme di Caramanico sono affollate, siamo anche di pomeriggio. Pensate quando gente c'è di mattina. incontriamo la signora Maria. Signora Maria, da quanto tempo lei viene in questa terra? Da parecchi anni. Perché la scelta proprio di Caramanico? Eh, perché mi trovo molto bene, con le cure eh, d'inverno non prende mai l'influenza, non mi ammalo mai. Quindi la sua è una forma di prevenzione infine? Sì, sì, una forma di prevenzione. A chi la consiglierebbe questa? Degli a tutti. Eh, bene, allora ringraziamo la signora Maria, continuiamo a vedere queste terme di caramanico. Più volte dottore lei ha nominato i bambini di questa cura particolare che avete per i bambini e qui c'è un reparto pediatrico. Sì. Eh, sì, devo dire che è un po' un nostro fiore all'occhiello, veramente di grande soddisfazione. Innanzitutto perché i bambini, ancora più degli adulti, riescono a ottenere degli ottimi risultati con le nostre cure e ne hanno veramente eh, molto bisogno. E poi perché siamo stati fra i primi in Italia a creare un reparto eh, specifico solo per i bambini. In più siamo stati in questo sicuramente i primi nel aver attrezzato i reparti di vari monitor che potrete vedere immagino se fate delle riprese, dei monitor dove facciamo passare dei cartoni animati in maniera da non far annoiare i bimbi mentre fanno la cura per cui eh, vengono davvero tutti molto volentieri e, e siamo anche eh, molto vengono un po' da tutta Italia perché quei famosi cateterismi tubarici ecco noi riusciamo a introdurre quei cateteri anche ai bambini di 5 6 7 anni. E la terapia è un po' fastidiosa, ma poi subito si accorgono di stare meglio e vengono volentieri. E questo è il fiore all'occhiello, dicevamo, del, uh, del centro termale di Caramanico, dove i bambini vengono e sono accolti. Morena, uh, tu hai preso questa decisione innanzitutto da dove vieni? Allora io vengo da Pescara e tutti ne parlano bene di Caramanico e ho deciso anch'io di intraprendere questo, queste cure con la speranza che tutto vada bene e che mia figlia migliori. La bambina è piccola? Sì, ha sei anni. Anni ...e soffriva di disturbi respiratori? E... Adesso ah, è il primo anno, ne faremo altri due perché loro consigliano tre anni. Comunque è una cosa di buona che tutti ne parlano bene. Antonietta, anche tu qui con il, la, i, tu i tuoi bambini? Sì, sì. Lo stesso problema di Morena? Sì, esattamente. La mia bambina ha 5 anni e soffre di broncospasma. Quindi questo è il secondo anno che io vengo qua, mi trovo bene, ho visto degli ottimi risultati, devo dire, e quindi sono molto contenta. Ecco, cosa ti sembra anche del luogo, dell'accoglienza che si trova qui? I bambini sono felici, sono sereni? Sì, sì, molto, anzi, abbiamo proprio delle brave maestre, vengono ben volentieri qua, sì. Qui siamo nel reparto pediatrico, abbiamo visto anche l'intrattenimento che viene offerto, queste sale dedicate ai bambini, Angelo perché questa grande cura? Perché in pratica tra una cura e l'altra i bimbi devono fare un periodo di reazione all'incirca 10 minuti, un quarto d'ora e piuttosto che farli stare in un posto magari da annoiarsi seduti insieme alla moltitudine di persone è stata creata quest'area a misura di bimbo e dove loro possono sbagarsi e nel frattempo fare la reazione alla cura proprio come prescritto dai medici. L'Italia è ancora meglio, potremmo dire la Romanita, spatria delle terme. Appunto, eh, il dottore ci ricordava come in ogni posto in cui Roma aveva eh, creato una sua colonia c'era una terma. Ma che cosa intendiamo, dottore, oggi per medicina termale? La medicina termale ha avuto diverse definizioni, mm, alcune più giuste, altre meno. È stata definita come eh, medicina alternativa. Eh, non correttissima dal mio punto di vista, se non consideriamo per medicina alternativa eh, l'altra la, diciamo la, eh, chance che si ha rispetto alla terapia farmacologica nel momento in cui la terapia farmacologica dovesse avere delle forme di intolleranza o di allergia, allora può essere alternativa alla terapia farmacologica se qualcuno è allergico ai farmaci. È stata definita terapia non convenzionale. Ecco, questa è una definizione dal mio punto di vista completamente errata, perché mh, non riesco. Non si riesce a capire bene cosa si possa intendere per non convenzionale, visto fra l'altro che è una terapia inserita nei, nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi direi convenzionale a tutti gli effetti. Una definizione giusta potrebbe essere terapia complementare perché spesso noi ci troviamo di fronte a Uh, intervenire in maniera complementare sia a interventi chirurgici e sia alla terapia farmacologica. La definizione che a me piace di più in assoluto è, è quella che di, parla della medicina termale come la medicina naturale della tradizione europea. Come ci ricordava il dottor Raffaele Bozzelli, è stato proprio un frate cappuccino che ha scoperto e che ha diffuso, se vogliamo così più che scoperto, la uh, proprietà curativa di questa acqua. Ma in che cosa consiste, dottore? Tutti sanno che eh, l'Italia è ricchissima di acque minerali, è ricchissima di centri termali. E la cosa che probabilmente viene un po' trascurata anche da parte della classe medica, dei medici in generale, è la differenziazione che esiste e che si deve fare fra centri termali e centri termali. Differenziazione che eh, non può non far altro che eh, riferirsi alla differenza che esiste fra le varie acque. Allora, eh, bisognerebbe eh, sapere eh, che ehm, ogni acqua è diversa da, dall'altra. Due acque assolutamente simili non esistono. Eh, le acque eh, utilizzate in medicina termale, le più importanti sono sicuramente la solfuria, quella che abbiamo qui a Caramanico, ma non solo. È l'acqua più studiata, è l'acqua che ha maggiori proprietà terapeutiche su diversi apparati e poi evidentemente se abbiamo tempo ne parleremo. Poi abbiamo altri tipi di acque, allo stesso importanti, che, sopo, che sono le eh, salsobromiodiche, le solfato calciche, le clorurosodiche. Eh, queste acque mh, hanno conservato la loro importanza. Altre acque invece ne hanno persa eh, di importanza, perché eh, sono eh, sorte, dietro eh, la ricerca e eh, la produzione farmacologica, sono sorte degli sostitutivi eh, medicinali che... Riescono a ottenere gli stessi risultati anche meglio, penso alle acque oligominerali, oggi, con tutte le, le varie famiglie di diuretici che abbiamo a disposizione, la terapia oligominerale, diuretica con le acque oligominerali, eh, ha perso molta, eh, molta della sua importanza e della sua valenza. Così come eh, per tanti anni ehm, erano importanti le acque arsidicali ferruginose per tutte quelle forme di anemia quando non ancora c'era la possibilità di somministrare del ferro, tutte le anemie sideropeni che ehm, potevano soltanto utilizzare queste acque ricche di ferro. O così come per esempio le acque radioattive, adesso abbiamo la renga in terapia, in terapia per cui le acque radioattive hanno perso completamente l'importanza. Ne hanno acquisite invece maggiormente di importanza quelle acque con azione antinfiammatoria, sostanzialmente, e in particolare queste, eh, quelle solfuree. Perché? Perché non ancora si riesce a eliminare tutti, quei, eh, tutti quegli effetti collaterali negativi legati all'uso degli antinfiammatori. Ogni giorno vediamo qui a Caramanico una grande affluenza di gente, ma chi è il paziente tipo e che tipo di malattie viene a curare? Sì, il paziente tipo è legato strettamente alla, pro, al problema del paziente, quindi ehm, i pazienti che eh, si recono presso le terme di Caramanico sono mh, per la grande maggioranza di due tipi, eh, pazienti che hanno delle problematiche di natura artrosica o artroreumatica, e pazienti che hanno eh, problemi di natura respiratoria, sia che riguardano le prime vie respiratorie che le vie respiratorie più basse, quindi tutte quelle forme di eh, faringiti, laringiti, eh, sinusiti, eh, otiti medie come dicevamo prima, eh, bronchite, eh, bronchite cronico-ostruttiva, soprattutto tutte quelle forme ipersecretive, catarrali. Eh, tutte quelle situazioni di occlusione nasale non legata strettamente ai raffreddori ma a quelle forme allergiche o vasomotorie, tutte quelle, tutti quei deficit di respirazione nasale che purtroppo sono difficilmente curabili, anzi spesso e volentieri l'uso o l'abuso di cortisonici locali o di vasocostrittori non fanno altro che migliorare temporaneamente la respirazione nasale ma poi eh, peggiorano col tempo la situazione, così come tutte le forme artrosiche che tutti conosciamo, purtroppo, perché eh, siamo tutti destinati ad avere qualche forma artrosica di qualche articolazione, per cui dalla cervicartrosi all'artrosi lombare, alla gonartrosi, all'artrosi del ginocchio, dell'anca, insomma, ecco. Tutte queste forme con la fangobanoterapia eh, riescono a, a risolvere o quantomeno a migliorare notevolmente la loro sintomatologia. Dottor Bozzelli, quali sono i risultati che si ottengono e in quanto tempo in relazione anche alla medicina cosiddetta eh, farmacologica? Beh, i risultati eh, dobbiamo tenere presente innanzitutto che ehm, la terapia termale si rivolge a uh, problemi cronici, a patologie croniche, per cui eh, se per risultato si intende la risoluzione del problema eh, non ci sono né tempi né tante possibilità, ad eccezione di eh, quella patologia che, a cui mi riferivo precedentemente, cioè quelle forme di ipoacusia, eh, transit, ipoacusia trasmissiva. Tanto per intenderci, quando lei va su in montagna eh, che si tappa l'orecchio, a volte la stessa situazione, sia quella sensazione proprio di autofonia, di rimbombo, di abbassamento di udito, quel tipo di eh, situazione è legata, è legata alla tuba di ostacchio che non funziona. Ora, queste situazioni che è normale avere quando si ha una uh, differenza di pressione atmosferica salendo su o scendendo dalla montagna, eh, è molto frequente eh, averla specie nei bambini eh, senza che ci sia questo cambio di eh, differenza di eh, pressione atmosferica. In questo caso la risoluzione è certa, la terapia eh, può essere assolutamente definita la terapia di prima scelta, quella termale, e la risoluzione del problema è assolutamente eh, direi anche immediato. Per tutte le altre situazioni ehm, è molto importante il fattore tempo, nel senso che sono eh, cicli di cura che andrebbero ripetute eh, per diversi anni e possibilmente anche più volte all'anno, cosa in verità un po' difficile perché il Servizio Sanitario Nazionale autorizza un solo ciclo l'anno, per di più eh, è possibile fare le cure termali solo in eh, regime di ferie. Ehm, Sperare che eh, qualcuno possa fare più di cicli in un anno è difficile, eh, però eh, se uno ha una certa costanza eh, nel ripetere i cicli, nell'identificare il protocollo terapeutico giusto, nell'identificare ancora prima l'acqua giusta, eh, la risoluzione o il netto miglioramento è praticamente eh, cent, eh, certo al 100% penso alle sinusiti alle laringiti a queste faringiti così fastidiose eh, che noi anche in chiesa si sente spesso la vecchina, la vecchina che raschia continuamente perché c'è questo nodino in gola che nessun farmaco riesce a debellare e in realtà con queste terapie naturali riusciamo a migliorare notevolmente la situazione con il dottor Bozzelli, abbiamo detto che una parte importante della, di questa acqua è l'irrigazione attraverso le cure inalatorie. Ma tra le cure inalatorie ce ne, noi troviamo tanti tipi di e inalazione. Qual è la differenza e qual è la più usata? Ehm, il principio attivo di tutte le cure inalatorie ehm, per le acque sulfure è l'H2S, l'idrogeno solforato. Ora, eh, tutte queste metodiche si differenziano fra loro per come questo idrogeno solforato viene presentato ai tessuti, viene presentato agli apparati. Um, la, le, il ciclo base, direi, per eh, gran parte delle patologie, soprattutto delle prime vie respiratorie, prevede eh, l'oggetto caldo-umido, eh, che viene chiamata inalazione, oggetto di vapore, e l'aerosol naturale solfureo. Io lo definisco il ciclo base perché è il minimo, minimo abbinamento che viene utilizzato e che può dare qualche risultato. Eh, qual è, cosa le differenzia? Eh, io faccio un po' l'esempio del contadino che vuole coltivare un terreno. Il minimo che può fare è zapparlo e seminarlo. L'inalazione è come zappare. Aerosol è come seminare, nel senso che l'inalazione è formata da micelle da eh, goccioline intorno ai 15-18 micron che servono proprio a drenare, pulire, lavare, preparare il terreno per fare in modo, predisporlo al meglio, per, far, per fare in modo che poi l'aerosolo solfureo che è formato da micelle decisamente più piccole, intorno ai 5 micron, riescano a penetrare, come fa il seme una volta preparato il terreno. Tutte le altre cure sono un po' su questa linea. Allora eh, se non basta eh, zappare con l'inalazione... Preparare il terreno con l'inalazione diventa molto importante, per esempio la doccia nasale, che riesce a drenare, a pulire, a lavare, a eliminare le, a volte le croste che ci sono a livello nasale. Eh, così come per seminare un po' meglio eh, utilizziamo l'umage. L'umage è un'altra cura inalatoria eh, che prevede eh, un nebulizzato formato da micelle, addirittura di un micron, eh, per cui ancora più sottile, ancora più eh, penetrante. Poi, eh, per quanto riguarda le vie respiratorie più basse, abbiamo anche la ventilazione polmonare a pressione positiva, che consiste nell'immettere questo H2S, questo elemento attivo, a pressione positiva per dilatare tutto l'apparato tracobronchiale, che a volte è ostruito da eh, situazioni eh, catarrali ostruttive. Eh, così come la nebulizzazione, che è una eh, terapia. Che sta un po' a metà strada fra l'inalazione e l'aerosol. Ecco, sarebbero tutte metodiche in aggiunta alla, a, al ciclo base che prevede appunto l'inalazione e l'aerosol, in quest'ordine naturalmente, perché prima si zappa e poi si seminano. Naturalmente, l'altra terapia che, a cui accennavo precedentemente, che ci dà molte soddisfazioni, sono proprio questi cateterismi tubarici. Posso prendere un catetere che noi utilizziamo. Proprio per eh, convogliare, ventilare la tuba di Eustacchio, questo è il, si chiama catetri di Itard, che eh, attraverso il naso eh, intuba la tromba di Eustacchio e eh, si insuffla proprio letteralmente questo idrogeno solforato attraverso la tuba di Eustacchio fin dentro la cassa timpanica, ripristinando l'equilibrio di pressione fra l'interno e l'esterno della Membrana timpanica, perché come dicevo prima, quando c'è la sensazione di ovattamento, che si cambia altitudine, non è altro che una variazione di pressione fra le due facce della membrana timpanica. Tant'è che il sintomo è uguale, l'ovattamento è identico, sia che si salga, sia che si scenda, o anche quando si decolla o si atterra con un aereo, si può avere facilmente una variazione di pressione che dà il sintomo dell'ovattamento, legato proprio a una variazione pressoria. Se non eh, si verifica la compensazione uno rimane con l'orecchio tappato. Eh, noi per, Là dove si viene a creare una situazione del genere andando a introdurre questo catetere e abbiamo del personale medico davvero estremamente efficiente ed efficace, molto esperto, perché un alt, una, ecco, una prerogativa dei termini di caramanico possiamo dire è la conservazione di un'equip medica che eh, lavora con me ormai da quasi vent'anni. A differenza di quello che può capitare in quasi tutte le altre strutture termali, che essendo comunque un'attività stagionale, il medico eh, utilizza l'attività termale di transito, eh, prima di essere strutturato in altra maniera, un po' tutto l'anno. Eh, io invece ho avuto la fortuna di crearmi un'equipe medica. Che lavora con me ormai da tanti anni e che ha raggiunto una grande esperienza nel proprio eh, ottenere questi risultati con queste, met con queste metodiche. Lei Terme è un momento, potremmo dire, di aggregazione, di cura, ma anche un momento importante per tutta la famiglia. Qualcosa sta cambiando però in questi anni, dottore, lei che cosa nota? C'è una flessione o c'è sempre una costanza nelle presenze? Um... Noi devo dire abbiamo una discreta costanza delle presenze, ehm, però eh, contattando anche colleghi di altre zone, eh, sia del nord che del sud, eh, tutti mi dicono che in verità c'è una sofferenza non trascurabile per quanto riguarda le presenze, il numero di permanenza soprattutto. Eh, fino a qualche anno fa eh, tutti, esclusivamente tutti, eh, si... Eh, fermavano e facevano le cure per 12 giorni, così come prevede ogni ciclo. E adesso mh, sempre più spesso mi si chiede, ci si chiede eh, di se è possibile ridurre a 10 giorni, a 8 giorni, a concentrare tutto in 6 giorni. Ora la cosa di per sé non è che sia impossibile, eh, però sempre comunque a scapito dei risultati, purtroppo, perché i tempi minimi sono quelli. Sono quelli eh, da sempre perché studiati e eh, verificati eh, da ricerche inoppugnabili che ci è necessario un certo tipo di tempo per ottenere eh, alcuni risultati. Ricordiamoci sempre che la patologia che si va a trattare è una patologia datata, una patologia cronica che si è instaurata nel tempo. Eh, sì, risulta anche a me che questa famosa crisi economica... Ehm, abbia pesantito un po' eh, la famiglia eh, media italiana e le, le percussioni si hanno anche un po' a livello termale. Eh, a dire la verità eh, noi in Abruzzo eh, avevamo una situazione un po' più eh, felice eh, fino a qualche tempo fa. Dottore, lei ha dato due indicazioni molto importanti, oltre a aver magistralmente illustrato i vari aspetti della bellezza e del valore aggiunto di Caramanico, ma due valori aggiunti anche per l'Abruzzo, ma per tutta l'Italia. Uno, la ripresa della tradizione termale, quindi l'istituzione possibilmente di corsi di specializzazione in termalismo. Beh, certamente, perché il valore indotto eh, che orbita intorno a un'attività termale è estremamente chiaramente direi evidente a tutti, eh, dagli albergatori a tutte le altre, agli agriturismo, ai ristoranti, a, naturalmente eh, un centro eh, che mh, si riesce a, a farsi conoscere bene è un richiamo anche eh, di, tanti, di tante persone di altre regioni eh, che per, per noi... Come si dice è tutto rocolato, insomma, eh, per cui sarebbe sicuramente un settore eh, da eh, valorizzare sempre di più. Eh, L'amministrazione comunale di Caramanico in questo eh, si sta impegnando, eh, c'è anche il progetto eh, di, una, una sorta di, un di corsi universitari telematici eh, che eh, dovremmo organizzare a breve. Dicevo che ci sono tanti tipi di acque, ma anche fra le acque solfure c'è una grossa differenza. Cioè, Un'acqua solfure, tant'è che eh, vi è una classificazione sia italiana che classificazioni di altre nazioni che fanno riferimento proprio a, a, a che classificano le, eh, le varie acque solfure in base alla presenza della, del principio attivo. Ora le acque solfure di caramanico con un grado solfidometrico di 137 e sono le più eh, forti, le più concentrate d'Italia e quindi eh, veramente eh, sarebbe un delitto non eh, in qualche maniera utilizzarle al meglio e farle conoscere al meglio. Allora noi ringraziamo il dottor Raffaele Bozzelli per la sua perizia con cui ci ha dato questo squarcio delle terme di Caramanico e a proposito di questo valore aggiunto, un altro valore aggiunto della zona di Caramanico è l'ospitalità. La tradizione dell'ospitalità è una, oramai diventata un fatto innato della nostra comunità, proprio per il fatto di oramai di lavorarci da decenni e quindi eh, si è preparati in tal senso.